Ecco quindi proprio il presidente Zaia che scopre il nostro logo, che sarà nei nostri manifesti, nelle pagine Facebook. Un immenso sì sotto il leone di San Marco, le parole autonomia subito e la data a caratteri cubitali del 22 ottobre, quando i veneti saranno chiamati alle urne per il referendum indetto dal governatore Luca Zaia. A Mira è partita ufficialmente la campagna per il sì all'autonomia, con la nascita dei primi due comitati, uno della Lega Nord e uno di giuristi, animato dai costituzionalisti dell'Università di Padova, Luca Antonini e Mario Bertolissi. Non è il referendum della politica, ma il referendum dei veneti, dei nuovi veneti, di tutti quei cittadini che hanno deciso di vivere in Veneto. Quindi alibi per nessuno, il 22 o vai a votare oppure vuol dire che non te ne frega niente del Veneto. Questo è un voto veramente per dimostrare che siamo un popolo, e il popolo non è solo quello della Lega. Mi auguro che anche gli altri segretari di partito facciano la stessa cosa per coinvolgere tutti, perché questo è il bene di tutti i veneti, non di una parte dei veneti. Per questo, spiega Zaia, mi auguro nascano molti altri comitati per il sì, ma anche per il no, per l'astensione. È giusto che tutti in questa campagna del Veneto espongano la propria convinzione. Io andrò a votare sì, ma se uno vuole andare a votare no o astenersi, comunque ci vada. Perché è giusto che il giorno dopo a Roma ci sia una conta, e la prima conta che dobbiamo fare è quella di dimostrare la civiltà di questo popolo veneto. Noi andiamo a votare, lo abbiamo dimostrato anche il 4 dicembre. Siamo stati la regione con maggior affluenza alle urne e dobbiamo dimostrarlo anche in questa occasione.